Bentrovati a tutti. Questa settimana, in particolare negli ultimi giorni, sono successe alcune cose estremamente importanti, quindi mettetevi comodi perché dobbiamo parlare di argomenti che avranno un grande impatto su quello che succederà nei prossimi mesi. Io sono Arnaldo Vitangeli e questa è 7+. Il Partito Popolare Europeo, che insieme al Partito Socialista Europeo è stato il cardine negli scorsi decenni della politica del vecchio continente e che rappresenta il muro contro l'avanzata delle forze sovraniste, rischia di spaccarsi. Questo dopo le dichiarazioni di Viktor Orban, che è il capo del governo ungherese, nonché a capo del partito Fidesz, che è all'interno del gruppo del Partito Popolare Europeo, il quale ha dichiarato che da parte di Bruxelles e in particolare del presidente Juncker c'è un complotto per creare un'immigrazione di massa che cancelli le identità nazionali e sconvolga completamente il volto dell'Europa come la conosciamo. La risposta delle istituzioni europee è stata durissima con Bruxelles che parla di fake news ed è un livello di conflittualità che non si era mai visto tra un capo di un paese europeo, un capo di un governo di un paese europeo e le istituzioni europee. Dopo questo scontro, Belgio, Lussemburgo e Svezia hanno chiesto l'espulsione del partito Fidesz del premier ungherese Orban dal gruppo dei popolari europei. Ma ovviamente il gruppo si sta spaccando. Questo perché in diversi paesi, in particolare del cosiddetto gruppo di Visegrad in Est Europa, ma anche in altri paesi, tra cui l'Austria, i partiti che sono al governo, che in genere sono membri del Partito Popolare, stanno virando verso posizioni sempre più sovraniste e quindi sono in aperta contraddizione con le istituzioni europee, cioè nonostante siano formalmente dentro quel gruppo che ha dominato la politica europea negli scorsi decenni e tuttora si faccia portabandiera di quelle che sono le vecchie idee, cioè le idee globaliste, immigrazioniste e liberiste, in pratica sono più vicini alle posizioni di Salvini e dei sovranisti, di Salvini della Le Pen e dei sovranisti, che non a quelli degli euroliberisti. Questo che cosa vuol dire concretamente? Vuol dire che ci sono diversi scenari, tutti drammatici per le vecchie forze europee, perché se il Partito Popolare si spacca, come è probabile che sia, una parte di questi leader, di questi partiti, che oltretutto sono quelli elettoralmente più in salute, Orban ha preso il 55% dei voti, formeranno un nuovo gruppo che inevitabilmente sarà alleato con i nuovi partiti sovranisti che sono destinati, secondo i sondaggi, ad avere un exploit alle prossime europee. Questo renderebbe di fatto impossibile numericamente un governo, un nuovo governo a Bruxelles, che sia europeista, liberista ed immigrazionista, anche se si mettessero insieme tutte le forze, cioè il Partito Popolare, che già è sondato con molti voti in meno e che si spaccherebbe e quindi perderebbe una grossa fetta di voti, i socialisti che sono in caduta libera e le varie forze liberali come l'ALDE. Tutte insieme molto probabilmente non potrebbero comunque garantire un governo, quindi il governo delle istituzioni europee sarebbe affidato ai sovranisti e alle forze, diciamo così, di centrodestra di quei paesi dell'Est Europa e di altri paesi che guardano al sovranismo. Viceversa, se si riuscisse a trovare una composizione, quindi se il Partito Popolare Europeo non si spaccasse, diventerebbe però, mantenendo all'interno i partiti dell'area Visegrad, i partiti popolari dell'area Visegrad e degli altri stati, diciamo così, sovranisti, diventerebbe impossibile da un punto di vista politico un'alleanza con i socialisti, con i verdi e con le altre forze che hanno idee diametralmente opposte e con le quali ci sono scontri così violenti. Lo scenario per gli europeisti è da incubo, si sta praticamente riproponendo a livello europeo un meccanismo che è avvenuto in Italia negli scorsi anni. Nel lontanissimo 2012, su questa testata, io scrissi un articolo che si intitolava L'incubo dell'ingovernabilità in Italia, cioè quando il Movimento 5 Stelle si è manifestato come forza politica di massa,
Io sostenevo che non sarebbe stato più possibile quell'alternanza tra partiti, vecchi partiti di centrodestra e vecchi partiti di centrosinistra che si riconoscevano in un modello unico, in un pensiero unico, ossia quello, diciamo così, del Washington Consensus, quello neoliberale, quello immigrazionista, liberista, di cui le istituzioni europee sono la punta di diamante. Questo perché sì, le forze di centrodestra e di centrosinistra per tutelare quel pensiero unico si sarebbero dovute unire e a quel punto ci sarebbe stata un'alternativa, una possibilità di un'alternanza con forze che avevano idee opposte. E questo è quello che è successo con la Lega e Fratelli d'Italia che si sono staccate dalla vecchia idea di centrodestra che rispondeva al pensiero unico. E il Movimento 5 Stelle che è esploso come forza di massa. Quindi le forze liberiste e globaliste unite non erano più in grado di andare al governo. Poco prima delle elezioni politiche, in tanti dicevano: ma faranno l'inciucio Forza Italia con Renzi, Berlusconi, metteranno tutti dentro e faranno un governo. Io ho sempre obiettato che secondo me non ci sarebbero stati i numeri, perché questo processo avrebbe portato le forze ormai riconoscibili come euroliberiste ad essere minoranza nell'opinione pubblica e così è stato. La stessa cosa sta avvenendo a livello europeo, cioè Partito Popolare, Partito Socialista e gli altri partiti che assomigliano, diciamo, a quello che da noi è più Europa, la Bonino, questo tipo di partiti liberal-liberisti, tutti insieme non riescono a contrastare la forza da un lato dei nuovi partiti etichettati come populisti e dall'altro di quella parte dei partiti in genere di centrodestra che si spostano, visto che prendono atto del fallimento e delle distorsioni del modello economico-liberista e istituzionale europeo e quindi si spostano verso altri lidi. Questo significa che è concreta e sensata la possibilità che dopo le prossime elezioni europee ci sia effettivamente un cambiamento radicale di paradigma, non solamente in Italia, ma in tutta Europa, e questo consentirebbe al governo giallo-verde di portare avanti quelle politiche di forte rottura con il passato che tutti auspichiamo, ma che per adesso si intravedono in maniera non nettissima. Viceversa, le forze della conservazione, le forze politiche che difendono lo status quo, quindi il centrodestra e il centrosinistra tradizionale, in particolare le forze di centrosinistra progressiste, liberiste ed europeiste, non sembrano in grado di frenare la sconfitta esattamente come è successo da noi in Italia. E questo lo vediamo in maniera chiarissima a casa nostra. Veniamo quindi ai fatti dell'Italia. Le proiezioni di Eurocamera, che sono la media dei sondaggi dei vari istituti, per le europee, infatti, danno le forze di governo in ottima salute e le forze di opposizione in grave crisi. Il Partito Democratico è sondato sotto il 17%, al 16,9%. Forza Italia è all'incirca al 10%, al 4,4% c'è la Meloni, mentre la Lega continua a crescere, arriva al 33% e il Movimento 5 Stelle è sopra il 24,5%. L'area di governo quindi gode del sostegno del 57,6% degli elettori. Se a questo numero aggiungiamo anche il risultato di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che è una forza nettamente sovranista, vediamo che i partiti anti-europeisti, anti-liberisti sono oltre il 60%. Per il vecchio sistema l'unica speranza è quindi una rottura all'interno del governo, e però io ritengo che sia una speranza del tutto illusoria. In questo momento ci sono una serie di scontri ovviamente all'interno delle forze di governo su delle tematiche che sono particolarmente care per i vari elettorati di riferimento, ossia la TAV per il Movimento 5 Stelle e l'autonomia per la Lega. Sono convinto che troveranno un punto d'incontro e che il punto d'incontro tenderà ad essere più favorevole in questo caso al Movimento 5 Stelle. Quindi io ritengo, sarei quasi pronto a scommettere, che la TAV in buona sostanza non si farà. Questo perché il 5 Stelle ha concesso molto a Salvini e si è in parte indebolito. Ma nessuno dei due contraenti vuole rompere l'alleanza di governo, anche perché non ci sarebbero alternative sensate, quindi sarebbe un suicidio per entrambe le parti politiche. Di conseguenza, la Lega dovrà concedere
un po' al Movimento 5 Stelle, il quale secondo me è destinato a crescere ulteriormente anche in virtù della prossima applicazione del reddito di cittadinanza, che quindi darà benzina al Movimento 5 Stelle. Ma la buona salute del governo, a mio parere, si vede soprattutto da un altro fatto, ossia il varo del cosiddetto piano Proteggi Italia, che è un piano che prevede la semplificazione delle procedure burocratiche, l'aumento della trasparenza e stanzia 11 miliardi per la protezione del nostro territorio, quindi delle strade, delle scuole, per il dissesto idrogeologico, eccetera. È un piano che in pratica consentirà di uscire dall'ottica dell'emergenza per le questioni del dissesto idrogeologico e della protezione del territorio, che toglierà la possibilità di dare appalti appunto in un contesto di emergenza alle aziende degli amici degli amici, come è un obiettivo molto sentito dal Movimento 5 Stelle, che consentirà di mettere soldi e quindi di creare lavoro, di dare lavoro in maniera trasparente alle aziende per la protezione del territorio, garantendo la sicurezza dei cittadini. Quindi qualcosa che mette perfettamente insieme gli obiettivi del Movimento 5 Stelle e della Lega e soprattutto gli interessi degli italiani. E in questo senso bisogna dire che il presidente Conte ha fatto un capolavoro mediatico, nel senso che ovviamente i giornali del mainstream non hanno dato nessun peso a questa notizia, che invece è una notizia importantissima sia da un punto di vista economico, sugli investimenti, sullo sviluppo, sia dal punto di vista della sicurezza, della protezione dell'ambiente, eccetera. Siccome appunto i giornali non ne parlavano, il presidente Conte ha scritto una lettera molto ironica e molto ben scritta, in cui racconta per filo e per segno questa iniziativa, spiega perché è importante e si domanda come mai, visto che i lettori di Repubblica, del Corriere, eccetera, sono molto attenti a questi temi e gli stessi giornali li ne hanno trattato molto in passato, perché in questo caso non si dava importanza alla notizia, e quindi Conte si è assunto il compito di fare il giornalista per queste testate, che sono state ovviamente costrette a pubblicarla a quel punto la lettera, perché ovviamente se non l'avessero pubblicata sarebbe stata plateale la censura. Hanno quindi fatto in modo che il governo stesso utilizzasse le loro testate per spiegare per filo e per segno i propri provvedimenti. Veramente ben fatto. Tutto questo ci fa pensare che in Italia da un lato si rafforzerà l'ambito dell'area di governo da un punto di vista elettorale numerico, e soprattutto verranno rafforzate le posizioni di questo governo a livello europeo, perché le forze che si oppongono al cambiamento, sia a casa nostra sia a Bruxelles, sono profondamente in crisi. Naturalmente io penso che molto dipenderà da noi, nel senso che è estremamente importante che l'opinione pubblica sia informata e faccia la sua parte, che non si comporti come delle cheerleader. In questo senso vi voglio segnalare un video che è sul nostro nuovo canale MePiù, fatto da Matteo De Micheli, su i gilet gialli, su quel leader dei gilet gialli che Di Maio ha incontrato. È un video in cui si vedono cose molto interessanti e soprattutto, a mio avviso, è utile per riflettere. Il video di Matteo De Micheli lo potete vedere qui e vi consiglio ovviamente di iscrivervi al canale. Per questa settimana è tutto e noi ci vediamo la settimana prossima.